Presidente Claudio Burlando, un'altra visita nel ponente Ligure, il Golfo di Anese, ma anche Riva Ligure, anche Dolcedo nell'entroterra oggi, insomma un calendario abbastanza fitto. Sì, abbiamo visto numerose realtà, forse l'occasione più significativa per questa visita era questa passeggiata nuova che da Santo Stefano porta verso Riva. Mi hanno spiegato che era un'aspirazione di circa 30 anni fa, una passeggiata non lunga, poco centinaio di metri, ma più che in riva al mare, a un certo punto sul mare, perché l'ultimo pezzo proprio è sopra l'acqua, insomma è veramente molto suggestivo. Una giornata finalmente bella anche dal punto di vista climatico dopo tanta pioggia. Poi abbiamo visto a San Bartolomeo invece il nuovo asse di penetrazione verso il mare della casa autostradale, una riqualificazione, una messa in sicurezza col marciapiede, una zona finale molto, molto bella, con una zona pedonale nel cuore commerciale del paesino, nel momento in cui proprio si arriva verso il mare. Lì abbiamo visto anche la possibilità di questo ponte ciclopedonale che collega il paese con Cervo, che la regione ha cofinanziato. Abbiamo visto anche poi Dolcedo, dove abbiamo visitato questa casa di riposo completamente messa a posto, ora faranno anche il giardino per l'ortoterapia per i malati di Alzheimer. È un paese bellissimo, devo dire, infatti pieno di tedeschi nei mesi primaverili, estivi e autunnali. Una delle tante perle di questo ponente bellissimo che attira tantissimi turisti anche dall'estero, che compensano un po' la difficoltà del turismo interno che per la crisi economica è in evidente difficoltà. E con lei di recente, proprio sulla crisi, a Palazzo Ducale ha incontrato amministratori, operatori del commercio, una via per risorgere insieme, anche attraverso le strutture e le infrastrutture, Presidente. Beh, abbiamo fatto una cosa importante con oltre 1000 persone, mondi diversi, amministratori, imprenditori, mondo del lavoro, sindacato, istituzioni e forze sociali insieme. Abbiamo lanciato un grido d'allarme contro un paese che non cresce più e sta arretrando paurosamente. Abbiamo capito che c'è un ascolto attento a queste nostre proposte, a queste nostre idee, e che si può anche imboccare una strada diversa per tornare a crescere. In questo contesto abbiamo rilanciato molto il tema dei collegamenti infrastrutturali della Liguria, che è bellissima da un punto di vista paesistico, paesaggistico, ambientale, che è strategica da un punto di vista portuale, ma che è molto poco collegata. E allora, dopo la Ferrovia del Ponente, la strada mare di Genova, l'Aurelia Bis di Savona e di Imperia, e di, sì, anche di Imperia, che è più indietro ma arriverà, e di Spezia, il nodo ferroviario, il valico, insomma la Gronda, tutte quelle opere che servono a riconnettere la Liguria alla pianura padana, al nord Italia, all'Europa centrale. Ecco. Abbiamo trovato conforto in un'iniziativa molto partecipata e cerchiamo di andare avanti giorno per giorno, segnando qualche punto a favore della crescita contro il declino che ha colpito fortemente la nostra economia, come quella di tutti i paesi mediterranei.